Incominciamo con qualche minuto di anticipo perché il professor Diodato, che oggi ci onora con la sua presenza, dovrà scappare alle 11:30, quindi tutti quelli che arriveranno dopo avranno un breve riassunto da parte nostra. Va bene, e oggi parliamo di estetica del virtuale. Il professor Diodato insegna nel Dipartimento di Filosofia di Milano e ci illuminerà un momentino su questo tema. Poi parleremo dell'etica del virtuale nell'anno nuovo. Ecco, gli lasciamo la parola. Bene, grazie molte per questo invito. Io mi occupo di estetica, appunto, e insegno estetica, ma la cattolica, l'università cattolica. Ho lavorato prima sulla estetica moderna, alcuni autori, Spinoza, Leibniz, Giordano Bruno. E poi di estetica contemporanea, su alcune correnti dell'estetica contemporanea. E qualche anno fa, direi una ventina di anni fa ormai, ho cominciato ad occuparmi delle nuove tecnologie informatiche connesse con i problemi estetici. Una brevissima premessa. Per estetica cosa intendo? Ecco, estetica storicamente e negli anni fino quasi alla fine del Novecento, del secolo scorso, il titolo estetica indicava una filosofia dell'arte. Ma estetica come filosofia dell'arte è un significato emerso, come penso tutti sappiate, in particolare con Hegel, no? E poi durante il corso di tutto l'Ottocento, in Croce, in tutta la filosofia neorealista e non solo. Ancora oggi questo significato di estetica è coltivato nella filosofia analitica anglosassone, negli Stati Uniti, una cattedra di estetica e una cattedra di filosofia dell'arte. Però estetica originariamente, quando è nata come branca della filosofia, e cioè intorno alla metà del Settecento con Baumgarten, estetica ha preso il suo significato, un neologismo che deriva il suo significato da aesthesis, dalla parola greca aesthesis, che vuol dire percezione sensibile. E ancora in Kant ha questo fondamentale significato. Recentemente, a partire almeno dagli anni 90 del secolo scorso, anche e non solo in Italia, ma in generale sul quadro europeo, in Germania, in Francia, estetica vuol dire fondamentalmente filosofia della percezione. Ed è quindi, ha quindi uno stretto legame con altri due aspetti importanti della filosofia contemporanea, che sono da un lato la fenomenologia, e dall'altro direi l'ontologia, perché ovviamente si tratta di comprendere quale sia il rapporto tra apparenza e realtà. Ecco, è un po' questo uno dei temi fondamentali. Il nostro tema si intreccia in questo caso con questo aspetto, perché riguarda il rapporto tra reale e virtuale, cioè se ci siano delle convergenze, connessioni, differenze, naturalmente la virtualità è una specie della realtà, quindi si può certamente parlare di realtà virtuale, però bisogna vedere in che modo, in che senso, con quali specificità. Ecco, quindi il mio tema è un po' questo. Naturalmente è connesso, da un lato, al senso della tecnica, perché non se ne può prescindere, poiché il virtuale è in qualche modo un portato delle nuove tecnologie, e dall'altro, quindi da un lato al senso della tecnica e dall'altro anche alle sperimentazioni artistiche relativamente al virtuale. Per quale motivo? Ma perché soprattutto, diciamo così, gli artisti sono proprio degli sperimentatori. Sono persone che per lo più, in questo caso specifico senz'altro, gettano lo sguardo un po' più avanti,
ecco, e cercano di comprendere la natura di alcuni processi e di costruire inventivamente dei modi di percepire la realtà. Questo è il tema, quindi. Naturalmente vi prego anche di interrompermi qualora io non sia chiaro durante il corso dell'esposizione. Penso che io cercherò di terminare entro le 11, così abbiamo poi una mezz'ora di tempo per discutere, se per voi va bene. Ecco. Mi scuso, mi devo allontanare alle 11.30 per via di un imprevisto familiare. Dunque, allora, il primo punto che sinteticamente vorrei affrontare è la questione della tecnica, il primo punto. E così, perché direi questa epoca delle neotecnologie digitali apre un rapporto inedito, nuovo, tra l'uomo e la tecnica, perché rispetto a queste neotecnologie digitali l'essere umano è del tutto marginale, cioè le neotecnologie non sono o non sono più estensioni o protesi dell'essere umano, ma sono, per dir così, estroversioni separate dei funzionamenti di base dell'umano che tendono progressivamente a farsi autonome, a operare in sé. Quello che intendo dire è che con queste nuove tecnologie di natura fondamentalmente numerica abbiamo un'uscita dal duplice paradigma che di fatto, duplice modello che di fatto ha orientato le riflessioni sulla tecnica nel Novecento. Come è stata considerata la tecnica? La tecnica è stata considerata innanzitutto come strumento di supplenza delle carenze adattive tipicamente umane. Questo è il primo grande significato di tecnica. È una tesi esposta nel Novecento da Galen e poi da molti altri pensatori. È chiaro che gli animali, dal punto di vista delle loro capacità di gestire l'ambiente, dal punto di vista fisico, sono superiori all'essere umano, ma noi attraverso la costruzione di strumenti compiamo una funzione di supplenza rispetto a queste carenze. Questa è la prima fondamentale idea di tecnica. Seconda idea di tecnica che è corsa nel Novecento è la tecnica come protesi naturale, cioè la tecnica come originariamente connessa alla natura umana. Ancora oggi molti filosofi fanno riferimento a che è una tesi che è stata esposta negli anni 50 da Leroy Gourin, per esempio, che è stata esposta anche da McLuhan dal punto di vista delle tecnologie della mediazione, ma che è una tesi che ancora corre moltissimo tra i filosofi che pensano la tecnica. L'ho sentita ripetere anche recentissimamente. Quindi, noi siamo originariamente tecnologici, diciamo così. Ecco, certo, usiamo il bastone per farci strada nella foresta, ma questo bastone è appunto una sorta di estroversione del braccio, perché è un prolungamento del nostro essere naturale. Quindi la tecnica è come originariamente... Ecco, le nuove tecnologie, a mio avviso, non corrispondono a questi due paradigmi. Le nuove tecnologie sono in qualche modo, poi cercherò di dirvi per quale motivo ovviamente, sono oltre l'essere umano. Ed è quindi, siamo noi che ci stiamo riconfigurandoci, che ci stiamo riconfigurando attraverso esse, in esse, come se ruotassimo intorno a un centro gravitazionale che però è molto instabile, molto plurale, molto produttivo di attrazioni. A questo proposito, un filosofo francese scomparso qualche anno fa, Baudrillard, filosofo sociologo francese, Jean Baudrillard, aveva elaborato il concetto di videosfera, no? Come senso complessivo di queste nuove tecnologie digitali, ipermediali, telematiche. È un concetto importante, a mio avviso riduttivo, perché le nuove tecnologie non sono soltanto, e forse non sono essenzialmente, processi di analisi e sintesi dell'apparenza, solo, diciamo così, visivi o televisivi, cioè di visione a distanza. Però il messaggio di Baudrillard è chiaro. Le nuove tecnologie, ripeto, più che essere strumenti o esplicazioni della natura umana, sono flussi autonomi, forse espressioni di un aspetto prima celato, a noi sconosciuto, della physis.
Questa è un po' la mia tesi fondamentalmente, no? Che cosa sta emergendo? Sta emergendo un aspetto della physis, della natura, nel senso greco, dell'essere, che prima noi non vedevamo, non avevamo la possibilità di vedere, e adesso cominciamo a vedere, ancora non a capire probabilmente, ma a vedere. Allora queste nuove tecnologie strutturano e destrutturano l'umano. Cosa vuol dire strutturano e destrutturano l'umano? Le nostre modalità percettive, le nostre emozioni, i nostri desideri, gli scambi sociali, tutto il plesso corpo-mente. Tenete presente che l'estetica si occupa precisamente del plesso corpo-mente, cioè di quelle nostre azioni e dei nostri pensieri in cui la mente e il corpo non sono districabili, non sono districabili in nessun modo. Quindi all'interno dei loro processi le nuove tecnologie destrutturano e ristrutturano l'umano, e l'autonomia di questi processi ci rende eccentrici, cioè le nuove tecnologie non sono sottoposte alla presa della nostra volontà, ai nostri progetti. Davvero ci rendiamo conto di quella che Heidegger chiamava gettatezza, una gettatezza essenziale. Sfuggono al nostro progetto e ci costringono a pensare in modo nuovo. Io non so come, se ne accennava prima discutendo, prima di arrivare con alcuni di voi, ci costringono a pensare in modo nuovo la sintesi tra physis e techne, come luogo proprio dell'ethos. Un significato della parola ethos è l'abitare umano su questa terra. Questo direi che è il significato fondamentale. Quindi un nuovo modo di abitare, che riguarda una sintesi physis-techne di cui prima non avevamo coscienza. Allora, capite, io mi occupo di queste cose da questo punto di vista, perché le trovo interessanti, ecco. Questo per quanto concerne il significato di tecnica e di neotecnologia. Adesso passo a un secondo punto, il significato di virtuale. Allora, mi avvicino. La questione del significato di virtuale è veramente complessa, mi avvicino. Anche perché va declinata poi nelle tipologie possibili di ambienti virtuali. Però, per arrivare a questo, bisogna esaminare i concetti, in particolare di corpo virtuale, che sono un po' alla base delle nuove tecnologie digitali e sono alla base anche di produzioni artistiche attuali. Allora, che cosa intendo con l'espressione corpo virtuale? Cosa intendo in primo luogo? Intendo un'immagine digitale interattiva. Dopo sul termine immagine dovrò tornare. Intendo il fenomenizzarsi di un algoritmo scritto in formato binario, nell'interazione con un utente fruitore. Allora, questo è un punto che dovremmo approfondire e riguarda il rapporto reale e virtuale, però è qualcosa su cui da anni la sperimentazione estetica internazionale lavora, perché lavora su tutti quegli oggetti e ambienti informatici con i quali un fruitore può interagire attraverso le periferiche di un computer, i quali ambienti possono assumere la forma di protesi biorobotiche che sono atte a consentire gradi di immersività molto elevati. Con questi ambienti informatici, elaborati per lo più non da un singolo autore individuale, ma da una mente collettiva, talvolta l'utente interagisce attraverso i suoi avatar, cioè gli alter ego virtuali che appaiono agire all'interno di questi ambienti, producendovi delle trasformazioni. Altre volte la sua funzione spettatoriale coincide con l'essere attore della situazione. Questo è il caso, come vedrete, per me importante e che esamineremo. Ora, le trasformazioni e modificazioni estetiche prodotte dagli utenti negli ambienti informatici sono possibili in quanto le immagini, per immagini intendo non solo il visivo, intendo anche l'uditivo, il tattile, ora ormai anche l'olfattivo nelle ultime sperimentazioni.
appunto in quanto le immagini sensoriali che gli utenti percepiscono e producono non sono altro, ripeto, che differenti fenomenizzazioni di una matrice algoritmica. Non sono altro che le differenti attualizzazioni estetiche permesse, cioè percettive, permesse dal programma. Allora, scendendo un po' più nel dettaglio, sappiamo che il grado di interattività, cominciate a tenere presente questi due concetti, interattività e immersività, sono i due concetti fondamentali, il grado di interattività di questi oggetti informatici cambia a seconda che l'interazione avvenga sulla base di matrici algoritmiche rigide, cioè che preordinano tutte le possibili interazioni, oppure sulla base di matrici flessibili, cioè che apprendono e si modificano attraverso l'interazione. Questo secondo è il caso più interessante, però è un caso particolarmente complesso. C'è dietro un lavoro molto, veramente cospicuo di filosofia della matematica per capire quali siano le condizioni di possibilità della costruzione di matrici flessibili, che apprendono e si modificano nell'interazione con l'utente. Quindi è importante una descrizione del campo per prima cosa, cioè una fenomenologia dei corpi virtuali che li distingue in base al grado di immersività e di interattività che questi consentono. E io non posso fare questo qui con voi. Però mi limito a notare che attualmente le tecnologie stabiliscono almeno una differenza di rilievo, quindi vi prego di tenerla presente. Una differenza tra ambiente virtuale nello schermo, lo schermo del computer, lo schermo informatico, che non è quello televisivo, e quindi anche, ma non necessariamente, nel web, nella rete, e quindi così come può fenomenizzarsi l'algoritmo sullo schermo, è quello che invece chiamerei ambiente virtuale in senso proprio. Quindi una distinzione. I prodotti del computer, sullo schermo del computer, e gli ambienti virtuali. Questa distinzione è notevole, notevole, perché producono anche proprio produzioni artistiche diverse, esperienze estetiche diverse, poetiche diverse. Abbiamo nel computer, per esempio, ho fatto fare tante tesi di laurea su questi argomenti, la cosiddetta net art, abbiamo gli ipertesti narrativi costruiti specificamente per la rete, abbiamo i blog che sviluppano narrazioni, abbiamo forme d'arte inventate in Second Life, e questa è una cosa. Dall'altra abbiamo altri tipi di prodotti che vanno dalle sculture immateriali agli ambienti sensibili con interfacce naturali, ai corpi proteseizzati in ambienti telematici, alle sperimentazioni in ambienti virtuali. Questa è un'altra cosa. Allora è chiaro che dovremmo specificare tutte queste cose, no? Allora, ripeto, questi due elementi, lo schermo e l'ambiente, producono esperienze estetiche diverse e producono anche filosofie estetiche diverse. Probabilmente un'estetica del web, un'estetica della rete, implica una revisione della nozione di schema corporeo, cioè della relazione Körper-Leib, fenomenologicamente inteso, del rapporto percezione-immaginazione, cioè proprio delle nostre dimensioni strategiche del rapporto uomo-mondo che abbiamo assorbito dalla tradizione fenomenologica. Questo costituisce una difficoltà quasi insormontabile per i programmatori. Fare vivere l'avatar sullo schermo e farlo navigare in rete come se fosse un corpo vivo. Ecco. Già parecchi anni fa, almeno una decina di anni fa, avevo collaborato, mi avevano chiamato i costruttori di grandi pagine web per grandi musei, per gli stati, eccetera, a collaborare perché loro avevano questa difficoltà. Allora, la lezione che puoi fare a questi programmatori è una lezione di fenomenologia. Merleau-Ponty per dire, devono capire che i rapporti spaziali dentro lo schermo sono completamente altri dai rapporti spaziali che viviamo tra noi, che sono rapporti di corpi vivi, e a partire da questa differenza elaborare la loro costruzione. Allora, questa è una sfida per il pensiero informatico e estetologico. Ecco. Poi ci sono tanti altri casi, c'è le sperimentazioni artistiche nell'ambito della bioestetica telematica,
quelle che tentano una connessione tra corpo protesizzato e reti telematiche. Vi cito un artista che si chiama per esempio Edoardo Cacci, che è molto, o anche altri, anche un italiano, Maurizio Bolognini, potete andare a vedere in rete tutte le cose che fanno, sono molto noti in questo settore. Seconda linea di ricerca, il corpo virtuale in senso proprio. Il corpo virtuale in senso proprio è un ambiente strutturalmente relazionale. Bisogna ispezionare un po' l'ontologia di questo ambiente relazionale, che consente anche di entrare nella differenza tra reale e virtuale. E per fare questo vi dico innanzitutto una cosa. Per corpo virtuale, come dicevo prima, ho inteso un'immagine digitale interattiva, il fenomenizzarsi di un algoritmo in formato binario nell'interazione con l'utente fruitore. Questa è un'operazione di scrittura che appare poi sensibilmente a noi, alle nostre capacità percettive, e quindi si espone. Ma esponendosi nasconde il suo progetto di scrittura, le operazioni computazionali che la costituiscono. Quindi è una specie di apparizione di una grammatica, un'immagine-linguaggio. E questa immagine-linguaggio implica una peculiare spettralità che incide sul rapporto tra visibile e invisibile e struttura le nostre modalità di fruizione. L'immagine digitale, che può essere multisensoriale, attenzione, in questo caso non è immagine di. Ecco, questo è un punto per me molto rilevante. Quando noi pensiamo al termine immagine, noi, quasi automaticamente a mio avviso, noi lo pensiamo in questa forma di scrittura, immagine trattino di. Cioè l'immagine rinvia a un altro da sé di cui è immagine. Quindi l'immagine incorpora in se stessa una struttura mimetica. Immagine di qualcosa. Ecco. In questo caso noi ci troviamo di fronte a un'immagine sui generis, che non è di altro, ma di se stessa. È proprio precisamente l'apparire di una scrittura che come tale è completamente altro, non ha nessuna forma immaginaria. Allora, l'immagine digitale è una forma genetico-relazionale che incorpora un sistema di traduzione. Non è propriamente immagine, ma è un corpo immagine. Un corpo immagine che da un lato è costituito appunto da una scrittura informatica, da stringhe di caratteri che sviluppano una sintassi, che, la quale è in grado di costruire la coincidenza tra questa scrittura e l'apparenza sensibile, sonora, visiva, tattile, percepibile. In queste sequenze discrete di scrittura vengono tradotti eventi ondulatori continui, quindi noi siamo di fronte a un corpo nuovo, che è un corpo, diciamo così, sottile, di un mondo non continuo, un mondo discreto di punti dati che però si manifestano come fluidità, come densità e sono in grado di saturare la nostra percezione. Quindi corpo virtuale come corpo elettronico. Possiamo usare la metafora di aggregato atomico ancora, però è un aggregato atomico molto leggero, che contiene in sé una quantità di dati notevolissima che viene trasmessa con straordinaria rapidità e che è disponibile a molteplici incarnazioni, strutturalmente identiche e fenomenicamente diverse. Quindi siamo di fronte, tornerò poi alla fine su questo punto per me essenziale, a una entità ibrida, veramente ontologicamente ibrida, oggetto e rappresentazione, corpo e immagine. Come vedremo poi anche, cosa ed evento insieme, entità ibrida. Che peculiarità ha questa immagine, corpo, virtuale? Come vi dicevo, due peculiarità, di essere immersiva e interattiva. Due peculiarità fondamentali, immersiva e interattiva, che dovremo esaminare un attimo che cosa vogliono dire. Ripeto, non sto più parlando dell'immagine sullo schermo,
l'ho lasciata quella, è la seconda tipologia, quella di cui sto parlando, cioè il corpo virtuale in senso forte o in senso proprio, per ora fruibile nell'ambito di laboratorio, io ci sono stato, cioè, potrei narrare la mia esperienza, ecco. Cioè intende un ambiente con immagini tridimensionali, per avere un'idea? Sì, intendo un ambiente nel quale lei entra con delle protesi tecnologiche, dei visori, dei sensori, dei guanti, e all'interno di questo ambiente, l'ambiente simula, ma sul concetto di simulazione poi dovrò tornare, simula un ambiente reale, tra virgolette, un ambiente reale. Cioè un ambiente nel quale lei può provare delle sensazioni, percezioni sensibili, no? Analoghe a quelle della realtà. Ma in realtà questo ambiente non esiste come reale ed è un ambiente, quando parlavo prima di matrici flessibili, no? Che si modifica in relazione all'interattività con lei. Ecco. E questo è molto interessante perché è completamente diverso dall'avere una relazione con questo bicchiere. Vedremo poi. Siamo a livello di sperimentazioni, questo è chiaro, no? Non è che io esco di qui e posso andare lì a entrare in una cosa del genere attualmente. Ecco. Però consentitemi la parentesi, è il futuro. E rispetto a questa evoluzione delle tecnologie indietro non si torna, questa è l'unica cosa che mi sento di poter dire con una certa sicurezza. E quindi tra 20 anni, no? Tra 50 anni, non so quando, perché quando è stato inventato il telefono, il sindaco di New York, cioè la sua famosa, il telefono a New York viene messo proprio al municipio nell'anno 1900, no? Ecco. E il sindaco di New York, non mi ricordo chi fosse allora, dice tra 100 anni tutte le città avranno un telefono. Figuriamoci. Cioè l'evoluzione delle tecnologie, e in particolare in questo caso, è esponenziale, no? È geometrico, cioè proprio. E quindi non so che cosa avverrà. Avverrà qualcosa che è relativo agli investimenti. C'è stato un grosso passo avanti delle tecnologie virtuali negli anni 90 per scopi bellici. Poi a un certo punto, negli ultimi 15 anni, gli investimenti si sono fermati, stanno riprendendo molto forte oggi, proprio negli ultimi 2 anni. Sempre per scopi bellici. Adesso anche ludici, vi faccio un esempio molto banale. Noi sappiamo che due sono le cose che girano fondamentalmente in internet, cioè internet è importante fondamentalmente per i videogiochi e per la pornografia. Allora, la possibilità di costruire attraverso protesi tecnologiche molto leggere, la possibilità di entrare nello schermo, ecco, da questo punto di vista è un grande business e quindi gli investimenti stanno crescendo. Molto rapidamente. Allora, la questione dell'interattività è un punto molto delicato, è davvero molto delicato e anche, devo dire francamente, per me molto difficile da affrontare. Ho tentato di scrivere un articolo recentemente, ma sono cose poi estremamente tecniche, ecco, perché riguarda il problema filosofico della contingenza, fondamentalmente. Non lo affronto, ma quindi è un punto molto delicato, però quello che volevo comunicare è che questa nozione di corpo virtuale si distingue completamente dalle immagini digitali, per esempio fotografiche o televisive, non c'entrano, sono un'altra cosa, perché quelle consentono solo una ricezione passiva, fondamentalmente passiva, una ricezione che non incide sul loro stesso apparire, sul loro essere, no? Non incide, non consente un'interazione retroattiva sulla struttura della memoria informatica, non consente un'incisione sulla matrice. Allora, si tratta di cogliere i gradi dell'interattività. I gradi dell'interattività e dell'immersività sono numerosi e la nozione di corpo virtuale cambia proprio attraverso la differenza di questi gradi.
quanto più è potente l'interattività, quanto più è potente l'immersività, allora tanto più il corpo virtuale ha questa novità dal punto di vista proprio della sua ontologia. Ma questa interattività e Sì. immersività da cosa dipendono? Il grado dei tecnici che hanno programmato Fondamentalmente dipende dalla tecnologia, dipende dalla tecnologia e quindi diciamo così, soprattutto dal grado di capacità di calcolo dei calcolatori, dalla velocità di calcolo. Il grande passaggio, io non mi intendo, poi c'è qui l'ingegnere che lei mi pare sia ingegnere, che può dirci molto su questo, però probabilmente il grande passaggio che adesso stanno studiando, beh, la costruzione di reti similneurali, di computer che viaggiano in parallelo, tutte queste cose, no? Ma il grande passaggio è con i computer quantistici, probabilmente. Ecco. Che però ancora non sono fruibili a livello di massa, perché esigono delle condizioni di protezione per il loro funzionamento che ancora non sono gestibili, per esempio a temperature bassissime. Ecco. Però probabilmente il grande passaggio si avrà quando si cominceranno a usare computer quantistici. Ecco. Allora, quanto più le informazioni sono processabili velocemente, tanto più le capacità di calcolo aumentano, tanto più è consentibile la costruzione di ambienti virtuali. Infatti, i grandi passi che sono stati fatti. Naturalmente, poi c'è un'evoluzione delle tecnologie specifiche, per esempio le protesi. No. Adesso addirittura esistono, cominciano a sperimentare i Google Glass, per esempio, oppure altri strumenti, bisogna anche lì fare delle distinzioni. Un conto è la realtà aumentata, tipico Google Glass, un conto è la realtà virtuale, sono due cose anche qui diverse. Però è per dire, cominciano ad esserci protesi tecnologiche sottili, no? Facilmente indossabili. Mentre gli occhiali che ancora ho indossato io per entrare in ambienti del genere sono dei caschi praticamente. Quindi è una questione di evoluzione delle tecnologie, di evoluzione da un lato delle capacità di calcolo, dall'altro degli hardware che devono essere sempre più leggeri e quindi poter implementare sempre maggiori informazioni. Una volta noi avevamo ancora alla fine degli anni 70 computer che coprivano una parete, oggi abbiamo un personal che è molto più potente di un computer del genere. Ecco, probabilmente domani avrò un orologio così che è un computer più potente, molto più potente dei personal che abbiamo adesso. Ecco, e così via. Quindi in realtà non ho alcuna capacità di previsione, però. Contemporaneamente a questa evoluzione delle tecnologie, cioè il problema fisico fondamentalmente, c'è un problema di evoluzione del pensiero informatico e matematico, no? Che deve essere in grado di gestire, di programmare, quindi i linguaggi di programmazione. Ecco. Prima dicevo, forse può essere sfuggito perché l'ho detto velocemente, che è molto importante sottolineare questo punto. Due punti. Questi linguaggi di programmazione rimangono celati ai fruitori. Ecco. Quindi c'è questa differenza essenziale, che va molto bene studiata. Cioè, io non sono ignorante, rimango ignorante rispetto alle potenzialità di ciò che sto fruendo e che sta avvenendo. C'è un lato nascosto che rimane. E la seconda cosa, l'esigenza di menti collettive. Cioè è impossibile che io o lei, una persona, riesca a fare queste cose, sono equip. La terza cosa che aggiungo è la necessità di investimenti straordinari e quindi una connessione con il mercato. E il mercato fondamentalmente in questo caso sono due cose, il mercato delle armi e il mercato ludico. Sono questi due fondamentalmente. Ecco. Quindi la sfera della guerra e la sfera del piacere, no? Queste due cose che tenderanno a dominare di fatto. Ecco. Per quello dicevo, sono cose che ho detto ma troppo rapidamente, dicevo, esige un nuovo modo di pensare il rapporto physis-tecne in direzione dell'ethos, in direzione etica. Perché
perché le forme che noi abbiamo attualmente non sono in grado di sopportare questa evoluzione, non riescono a pensarla. Si è visto anche un altro caso, dico a un altro livello, consentitemi, non sono affatto un esperto di queste cose, ma l'influsso della telematica sulla finanza internazionale. Negli ultimi 30 anni noi abbiamo assistito a un mutamento dei rapporti di forza nel mondo. Oggi si spostano in tempo reale migliaia di miliardi. I fondi pensione americani spostano cose come 400.000 miliardi di dollari con un clic. Allora, come facciamo a gestire queste cose? Una volta non era così, non era possibile. Come facciamo a gestire queste cose? Cioè, è un cambiamento epocale, chiaramente. Cioè, queste neotecnologie cambiano il mondo e indietro non si torna. Ecco, no? Quando Heidegger parlava della tecnica come destino, ancora negli anni 50, aveva le idee abbastanza chiare, anche se lavorava a un livello concettuale diverso. Ecco. Quindi sono cose serie. In particolare, queste neotecnologie virtuali, che ripeto saranno le cose dei nostri figli o dei nostri nipoti, senza alcun dubbio, potete vederle in tanti bei romanzi, no? Perché c'è una serie di autori come Gibson, per esempio, e tanti altri che hanno scritto molto bene. Il testo fondamentale da cui è nata la riflessione della letteratura su queste cose si chiama Neuromante, qualcuno di voi l'avrà letto, immagino. Ecco. Di William Gibson, che è un testo addirittura del 1984, cioè una cosa archeologica, straordinaria, anche lì scrittori sono notevoli. E niente, sarà la nostra vita, io qui devo saltare ovviamente molte cose perché ho poco tempo. Comunque dicevo che una caratteristica sulla quale voglio fermarmi un attimo, molto importante del corpo virtuale, che lo specifica rispetto alla generazione di altri tipi di immagini digitali, e la sua peculiare interattività. Ecco, questo è un punto che proprio va compreso bene. Il corpo virtuale è un ente, ma è un ente che si fenomenizza nell'interazione. Guardate che questa è una differenza essenziale, cioè, per esempio, a me è capitato di entrare nei laboratori di Pontedera, dove gli italiani sono molto avanti su queste cose a livello sperimentale, dove per esempio hanno costruito corpi virtuali ancora relativamente deboli, sono quelle che prima ho chiamato sculture immateriali. Hanno costruito dei corpi virtuali che sono le sculture che si trovano all'Accademia di Firenze. Allora, io mi metto questo casco, mi metto questi guanti, entro in questo ambiente, che non esiste in realtà, no? È come entrare in uno schermo, e vedo queste sculture, per esempio di Michelangelo, le tocco, ci giro intorno, no? Così, sono lì, sono vere, benissimo. Quella cosa lì, se non è in relazione con me, non c'è. Non è come un'immagine televisiva o anche un'immagine sullo schermo del computer, che c'è anche se io non ci sono, no? Io me ne vado di là, poi torno e la ritrovo. No, non c'è, non esiste. Capite? Allora, questa è una differenza molto rilevante. Ripeto, quello è ancora un corpo virtuale debole. Perché? Perché non cambia nell'interazione con me. Ok? Non cambia. È quel corpo lì. È percepibile se io ci sono, altrimenti lui non esiste. Però non muta. Il corpo virtuale forte, che adesso ci sono, cominciano a mutare, no? Sono dei veri e propri ambienti, non dei corpi. Mutano in relazione a quello che io faccio. Allora, qui c'è un altro concetto molto importante. Il primo è, non esiste se non nell'interazione. Voi pensate a un corpo che è solo relazionale. Che cosa vi fa immaginare? Fa immaginare che, e questa è un po' la mia tesi, fa immaginare che la relazione, novità ontologica, sia una categoria principe. Allora, noi siamo abituati a pensare la relazione come
relazione categoria aristotelica, no? Come una relazione tra sostanze previamente costituite. Ci sono, tu e io entriamo in relazione, io e questo bicchiere entriamo in relazione. Non una cosa e un'altra, entriamo in relazione. La relazione è molto importante, ma è una relazione tra, ok? A e B. In questo caso la relazione viene prima, cioè se non c'è la relazione, non c'è l'ambiente, non c'è il corpo, non c'è l'esperienza. È notevole, è notevole. E poi, quello che ho davanti, attenzione anche a questo punto, è un oggetto, una cosa, un oggetto, o è un evento? Anche qui una distinzione di base che facciamo nella nostra filosofia. Ci sono le cose e ci sono gli eventi. E le cose e gli eventi sono diversi. Tanto è vero che le cose sono delle sostanze che permangono nel tempo, no? Ecco. Ma in questo caso la distinzione tra cosa ed evento c'è o non c'è? Qui verrà a parlarvi, se non ho capito male, il professor Ferraris, mia vecchia conoscenza. E il professor Ferraris, nel suo realismo, che no, da qualche anno propugna, dice che le cose sono diverse, sono autonome e diverse, ci sono davvero, non sono dei proiettate alla nostra mente, no? Perché? Perché sono inemendabili. Questo è il termine che usa Ferraris, inemendabili. Inemendabili che cosa vuol dire? Vuol dire che non le posso mutare con un atto della mia volontà. Io posso cambiare una mia immaginazione, un mio pensiero, ma non questo bicchiere che è qui davanti a me. Questo sta qui, che io voglia o non voglia. Invece un corpo virtuale è diverso. Non funziona l'inemendabilità. Perché se c'è una connessione con i miei impulsi nervosi, una connessione col mio corpo-mente, il quale è immerso nell'ambiente virtuale, questo può cambiare benissimo, può trasformarsi in una pera. Capite? Allora, la relazione di inemendabilità che funziona con le cose del mondo non funziona in ambiente virtuale. Perciò ci sono tante cose, la differenza cosa-evento, immagine che non è immagine di, ma che ha una sua autonomia strutturale formale. La relazione di interattività. Ci sono tante cose che cambiano, mutano nell'ambiente virtuale. Allora, per andare, visto che il tempo è tiranno... E lei deve venire un'altra volta. No, ma io vi mando il testo, così ve lo leggete con calma, perché l'avevo preparato, quindi è molto lungo rispetto al tempo che ho, però penso che spieghi abbastanza bene le cose. Ecco. Interazione diversa, questo senza dubbio. Ecco, no? No, questo ve lo volevo dire, no? Due cose ancora vi voglio dire, perché... Allora, i corpi virtuali non devono essere intesi da noi come rappresentazioni di realtà. Il termine rappresentazione non funziona, ma come realtà costruite in modo essenzialmente differente da quelle costituite dalla partecipazione circolare del nostro corpo col mondo. Il mondo viene in questo caso mediato attraverso tecnologie informatiche. I corpi virtuali, questo l'ha scritto un autore che stimo molto, si chiama Keo, un francese, sono piuttosto, lui scrive, finestre artificiali che danno accesso a un mondo intermediario. Poi troverete nel testo tutti i riferimenti bibliografici, se vorrete approfondire. Finestre artificiali che danno accesso a un mondo intermediario. Un altro mondo, lui lo chiama mondo intermediario.
come una finestra. Tu entri in questa finestra e sei in un altro mondo. In che senso, allora mi chiedo, ancora due cose intendo dire, in che senso un corpo è finestra? Che cos'è una finestra? Una finestra è qualcosa che mi permette di passare da un interno ad un esterno o viceversa. Quindi è un transito, un luogo di transito tra interno e esterno. È una metafora molto forte, molto forte, però va intesa bene nel caso del corpo virtuale. Non si tratta di passare attraverso la finestra di Leon Battista Alberti, no? Leon Battista Alberti concepiva quel potentissimo dispositivo che è la prospettiva, nella forma della finestra. Finestra. Perché l'ambiente virtuale non è, attenzione, questo è un punto per me rilevante, una riproduzione simulata del reale. Ecco. E questo è un punto per me di speranza. Guardate bene. Prendiamo il caso del ludico nel senso del gioco o della pornografia. Allora, la commercializzazione del virtuale tenterà certamente di costruire la virtualità come simulazione della realtà, di quella realtà che non è virtuale. Farci provare le stesse cose come se fossero reali. No? Nel gioco di guerra, per esempio. O nell'atto sessuale. O nell'atto sessuale, ovviamente, nel caso della pornografia. Allora, se passa questo, cioè se il virtuale diventerà questo, sarà un disastro. Ecco, semplicemente un disastro. Invece, il virtuale ha una potenzialità non simulatoria, cioè può essere un ambiente creativo. Fortemente creativo, per questo la sperimentazione artistica è importantissima. Cioè per vedere come in questo ambiente finestra possa davvero cambiare in modo creativo, nuovo il rapporto essere umano-mondo, secondo parametri molto rilevanti. In un corpo virtuale lo spazio stesso è il risultato di un'interazione e il mondo non accade al modo della presa di distanza, ma come senso, sentimento di immersione. Il percepito come altro assume il senso della sua realtà come incisione patica e immaginaria, come produzione di emozione e di desiderio. E la sensazione di realtà trasmessa da questo ambiente virtuale dipende dall'efficacia in cui riesce a provocare emozioni, al punto da diventare un'esperienza capace di autenticarsi da sola. Un'ultima cosa, e mi taccio per poi ascoltare voi. Ecco, andiamo alla fine. Allora, il corpo virtuale, nella sua apparenza, nel suo apparire, cioè in quanto virtuale, tra l'altro la differenza tra apparenza e realtà qui sparisce completamente, del resto è una distinzione che dal mio punto di vista metafisicamente non ha senso, ma la differenza apparenza-realtà sparisce chiaramente nel caso dell'ambiente virtuale. Il corpo virtuale, in quanto virtuale, è la sua storia, cioè la storia del suo fenomenizzarsi, la storia del suo apparire alla nostra percezione. Cioè la sua interrelazione con quel soggetto, con un unico. Sì, non con un unico, perché il corpo virtuale può essere abitato da tanti soggetti. Questa è una cosa che non posso permettermi di specificare, perché è il punto più difficile in realtà. E in realtà non c'è nemmeno qualche indicazione qui dentro. C'è indicazione nei miei libri, ma quelli ve li risparmio. Quello che diceva lei è molto importante. Perché nell'ambiente virtuale possono esserci diversi soggetti umani, i quali entrano tra loro in una peculiare forma di relazione,
che è mediata dalla virtualità. Ok? Ma questo, ripeto, è un punto molto difficile da, proprio concettualmente, e io qui non l'ho neanche sollevato. Ma dicevo, mi interessa quest'ultimo tratto del percorso. Il corpo virtuale nella sua apparenza, cioè in quanto virtuale, è la sua storia, cioè la storia del suo fenomenizzarsi in una serie di relazioni tale da costituire un ambiente virtuale che comprende il nostro corpo, comprende, abbraccia il nostro corpo naturalmente adeguatamente proteseizzato. E questo ci ha spinto a considerarlo un oggetto-evento. Oggetto, termine che non andrebbe propriamente usato. Perché? Perché oggetto vuol dire objectum, no? Cioè gettato lì, gettato fuori, ed è un termine relativo al termine subjectum, no? Quindi implica una dicotomia soggetto e oggetto che qui tende a svanire. Oggetto non è un termine che funzioni molto bene. Ecco. Però volevo dire, sia oggetto sia evento, quindi è un ibrido ontologico incerto, che ora stiamo cominciando a studiare. Cioè, in che senso? È una cosa del mondo naturale e artificiale, naturale trattino artificiale. Noi siamo abituati a distinguere ciò che è naturale da ciò che è artificiale. No, il corpo virtuale è naturale e artificiale. Ecco. Mi pare che si inserisca a buon diritto nello spazio aperto dalla celebre, potentissima distinzione operata da Aristotele nella sua Fisica. Ve la leggo. Siamo all'inizio del secondo libro della Fisica di Aristotele. Aristotele scrive, la nostra ontologia è quasi tutta aristotelica, in generale. Delle cose che esistono, le une sono da natura, le altre da altre cause. Per natura sono gli animali e le loro parti, le piante, i corpi semplici, per esempio la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua. Questi e gli altri corpi dello stesso tipo diciamo che sono per natura. E le altre cose sopra richiamate, si riferisce a quello che scriveva prima, è chiaro che non sono differenti rispetto a quelle che esistono per natura. Ciascuna di esse infatti ha il principio del movimento e del riposo in se stessa. Le une secondo lo spazio, le altre secondo crescita e diminuzione, altre ancora secondo l'alterazione. Queste sono le cose di natura. Crescita, principio del movimento e del riposo in se stesse. Okay? Invece, continua Aristotele, un letto o un mantello e ogni altra cosa di questo genere, in quanto sono prodotti da tecne, la tecnica, non possiedono in se stessi alcuna tendenza innata al cambiamento. Non possiedono in se stessi alcuna tendenza innata al cambiamento. Ma essi hanno un tale impulso, tanto esteso solamente in quanto sono di pietra o di legno, di qualcosa di misto. Non hanno il movimento in se stesse le cose artificiali, glielo devo dare io. Non hanno vita, diremmo, non hanno vita. Il corpo virtuale, apparenza digitale che esiste soltanto nell'interazione, è certamente un corpo artificiale, è certamente prodotto da tecnica, ma insieme ha una tendenza innata che dipende dalla sua propria natura al cambiamento, perché è strutturalmente evento, non solo cosa. Quindi è un ibrido artificiale e naturale. In qualche senso è un sistema vivente, in qualche senso. È un ente che esiste solo in quanto incontro, incontro tra una scrittura digitale e un corpo umano reso ad essa sensibile. Quindi come interattività costitutiva, e questo induce a concepire la relazione, l'incontro, come in sé costitutiva di entità e quindi distinta dalle proprietà relazionali, e a costruire un'ontologia, che ancora non abbiamo, delle relazioni. Non alternativa a un'ontologia delle sostanze, no? Ma un'ontologia che riconosca un ampliamento della physis,
cioè qualche cosa che prima era nascosto e che ora si sta svelando. Grazie per la vostra attenzione. Io volevo dare un piccolissimo contributo parlando della mia stupidità. In quest'ultimo periodo sto seguendo su Sky una raccolta di sceneggiati sul Papa Giovane, non so se qualcuno di voi lo sta seguendo. È un'immagine di un Papa, un 35enne, bellissimo ragazzo, che viene eletto al soglio pontificio e che a me piace dal punto di vista estetico proprio, oltre che dal racconto. Ci sono dei momenti in cui Sky propone tutta una serata dedicata al Papa Giovane, quindi ci sono 6-7 episodi in cui tu ti immergi completamente. Questo è forse anche il concetto dell'immersione, pur non essendo nel mondo televisivo, nel mondo virtuale, perché il professore ha fatto benissimo la distinzione tra televisione da una parte e il mondo virtuale dall'altra. Allora mi sono immerso per 5-6 ore a seguire questo Papa Giovane. A un certo punto, in piena notte, ho girato sul telegiornale, perché prima di andare a letto normalmente sento le notizie, le ultime notizie, e la prima immagine che è venuta fuori è una notizia sul Papa, e io non ho mica pensato al nostro Papa Francesco, ho pensato al Papa Giovane, al protagonista, come se fosse realtà quella rappresentazione televisiva a cui avevo assistito ripetitivamente per 5-6 ore, cioè la realtà si trasformava. Invece, quando è che ho avuto qualche contatto con il mondo virtuale di cui parla il professore, distinto da quello televisivo? Cioè, già questo è un effetto terribile, no? Questo è proprio esempio della mia stupidità. Come faccio, sia pure anche solo per un secondo nella mia vita, a confondere il Papa Giovane, protagonista di questo, e Papa Francesco, ma proprio Papa Francesco, che mi piace come persona. Non ci ho per niente pensato. Quando hanno parlato di una notizia sul Papa, io ho pensato al Papa Giovane. No, è terribile. L'esperienza con il mondo virtuale diretta che ho avuto, l'ho avuta con i miei nipotini, perché capita qualche volta quando vai in una mostra, in un museo e via dicendo, di essere costretto dai tuoi nipotini a usare questi strumenti, no? Che ti mettono in contatto col mondo virtuale, quindi gli occhialoni e queste robe qui. A un certo punto vedi sotto di te come se tu fossi seduto su una sedia o in piedi su un precipizio, e via via che ti muovi succedono determinate cose, cioè si crea veramente un mondo assolutamente diverso dal mondo vero, no? Eppure sembra reale, no? Questo mondo. Quindi, portando all'estremo, proviamo a immaginare quale terribilità esiste in questa virtualità, no? Perché se un giorno mettessero un microchip nella nostra mente che ci fa entrare, ci fa vivere in un mondo virtuale, cosa succede nel nostro... Cioè, se il microchip non fosse soltanto strumento di violenza da parte di uno Stato autoritario nei confronti dei suoi cittadini, ma fosse semplicemente questa protesi che attualmente è costituita da un occhiale, ma che potrebbe essere benissimo inserito nella nostra mente, ci farebbe vivere in un mondo virtuale. Semmai saremmo anche più felici, non so come dire. Se questo mondo virtuale fosse corrispondente al concetto di Gaia che Asimov rappresentava, cioè l'esistenza di un mondo
che era tutto proteso al realizzare la soddisfazione e il benessere dei suoi abitanti e non un mondo ostile come quello che abbiamo trovato noi, che abbiamo bisogno di conquistare con le nostre fatiche, con la nostra tecnica e con la nostra scienza. Noi potremmo essere anche più felici di adesso, non so come dire. Però quello che proprio non vedo era collegato con quella domanda che le avevo fatto. Cioè, tutti coloro che indossano questi occhiali vedono le stesse cose, cioè tutti vedono sotto di sé questo abisso che ho visto io, o girandosi a destra e a sinistra, ecco. E allora è fisso questo mondo, non so come dire. Non è un mondo veramente mutevole. La mutevolezza in che cosa consiste? Perché si parla di interattività fra l'uomo? Io capirei che ci possa essere interattività nel momento in cui, se io indosso questa protesi, vedo l'abisso che semmai costituisce una parte di cui, una cosa di cui ho paura, non so, mentre invece un altro uomo può vedere qualcosa di diverso. Mentre invece se quello è fisso, non diventa reale anche quello. E l'interattività e la mutevolezza in che cosa consisterebbe? Nel fatto che io giro la testa a destra piuttosto che a sinistra e in che modo mi rapporto con gli altri uomini? Cioè, scomparirebbe completamente la collettività? Ecco, scusate, ho voluto dare qualche... Bene. Anzitutto devo ammettere che la mia conoscenza della parola estetica come filosofia dell'arte non aveva mai immaginato che ci fosse dentro uno studio così accurato di categorizzazione della realtà, e questo mi ha aperto, devo dire, nuovi orizzonti, di cui la ringrazio. Nelle categorizzazioni che ha fatto, e arrivo alla domanda, nel distinguere i contenuti fra le immagini che sono rappresentazioni di qualcos'altro e quelle invece che sono semplicemente relazionali, mi sembra, e questo è un mio parere, che bisogna aggiungere un'altra categoria, ed è quella che è determinata dalla non unicità dei codici interpretativi, e in qualche modo è collegata alla domanda. Perché? Faccio l'esempio. Linguisticamente, se io dico i vitelli dei romani sono belli, c'è un solo significante, ma ci sono due significati. Se lo interpreto in italiano ha un significato, se lo interpreto in latino ne ha un altro. Nel settore della realtà virtuale, se io guardo l'immagine, normalmente vedo quello che vedono tutti, al di là dei difetti visivi. Se guardo con gli Google Glass, vedo quello che il sistema mi fa vedere, se guardo col casco della realtà virtuale. Quindi il codice interpretativo è prefissato, ma ci sono degli effetti, delle situazioni, per esempio gli stereogrammi e la steganografia, e spiego adesso per chi non lo sa. Gli stereogrammi sono quelle immagini ripetitive che, guardati con gli occhi fuori fuoco, lasciano trasparire un'immagine tridimensionale completamente diversa, addirittura scritte misteriose. E la steganografia è un modo di codificazione dei messaggi digitali, per cui dietro a un panorama cielo-mare, a ogni colore, a ogni pixel corrisponde dei numeri, delle lettere, per cui io trasmetto delle immagini che mi appaiono come immagini, ma in effetti nascondono degli altri messaggi. In questo caso il codice interpretativo è quantomeno duplice, e quindi in questo caso credo che stiano a cavallo fra le due categorie che ha indicato lei, però le chiedo conferma. Grazie. Sì, tieni Franco e poi... Sì. Se il virtuale è possibile che nel virtuale il bicchiere si trasformi in una mela, in una pera, e in un certo senso è quello che McLuhan diceva, è il messaggio è il massaggio, no? La mia domanda è, dopo McLuhan è venuto Noam Chomsky con la grammatica generativa trasformazionale.
E la domanda è duplice, nel senso che si è fatto qualcosa anche nel virtuale, in quello di cui lei ha parlato, e se la spiegazione della teoria di Chomsky può servire in quella che è il virtuale nel senso di arte, poesia e altre cose che dico in breve per spiegare un po' quello che sostiene Chomsky. Se dico ai bordi corona d'alba di fiore e sole, ai bordi nell'analisi logica nostra è un complemento di luogo, no? Nel concetto, nella grammatica generativa formazionale di Chomsky è un predicato verbale, lì c'è. Raccogliamo un po' tante regole. Quando lei ha definito il corpo virtuale come la manifestazione di un algoritmo che resta in larga parte nascosto, a me è venuto da pensare che la stessa definizione si può applicare alla mia macchina, l'automobile, col quale c'è interattività, c'è immersività, ma la cosa più interessante è che la mia macchina, prima di essere un oggetto materiale, probabilmente è stato un corpo virtuale con cui i progettisti hanno interagito. E che se io voglio imparare a guidare, non dico una macchina, ma un aereo da caccia, un'astronave o una centrale elettrica, la prima cosa che fanno è ficcarmi in un simulatore. E le cose che io imparo nel simulatore poi corrispondono a quelle che io metto in pratica con la cosa vera, con l'oggetto vero. Per cui probabilmente i due mondi sono molto più collegati di quanto sembra, c'è una sovrapposizione. Raccogliamo ancora due domande, poi... Buongiorno, senta, io se avessi tanti soldi non so se investirei, perché vorrei capire bene alcune cose prima, che sono molto difficili ovviamente, però siccome lei ha citato cose che vengono da lontano, ha detto che la nostra ontologia è aristotelica, eccetera, allora volevo fare due domande semplicissime. Cioè, prima di tutto, l'ontologia la fisica di Aristotele prende un senso compiuto rispetto alla filosofia prima, cioè rispetto al primo motore immobile. In secondo luogo volevo chiedere, ma noi siamo già in questa dimensione da molto tempo, soprattutto grazie alle religioni, cioè che differenza c'è tra l'immaginazione dell'inferno e del paradiso, della mia anima dove andrà a finire, del concetto di anima stesso, con una virtualità che poi dopo non si sa bene cosa farsi, io posso avere un godimento estetico, questo è il suo campo, eccetera. Però lei ha usato anche la parola ethos prima, ha detto si va verso l'etico, allora sono molto preoccupato, non so se investirei i miei soldi in queste cose. Grazie. Buongiorno a tutti. Dunque, la mia riflessione parte dal fatto che appunto il mondo virtuale inteso come tale non può essere definito come mondo reale, e dunque il mondo reale come tale è governato da leggi da sempre, quindi dal diritto positivo come legge mutevole che cambia appunto in base ai costumi della società. Volevo appunto individuare come invece l'eticità e la moralità intesa propriamente come significato quasi kantiano, quindi come legge immutevole, proveniente anche da quella corrente che risale al giusnaturalismo, quindi del Seicento, inteso come diritto in quanto tale, appartenente a ogni essere umano, può interagire nella realtà virtuale, nel senso che per la prima volta stiamo affrontando qualcosa che non rientra appunto nel nostro mondo, qualcosa che va al di là del nostro mondo. Quindi questo andrebbe a rivoluzionare pure il significato di eticità e moralità in senso assoluto,
o anche in questo caso l'eticità e la moralità intesa in termini appunto assolutistici possono trovare spazio in questa forma di alterità. Ecco, grazie mille. Solo una cosa brevissima. In un mondo virtuale il concetto di tempo esiste, ha una funzione il tempo? Sì. Grazie per le domande. Io cercherò di essere telegrafico e di sintetizzare, insomma, ma sono tutte molto, molto complesse. Un primo gruppo di domande che tutto sommato sono assimilabili riguardano la questione della, potremmo dire, della interpretazione a diversi livelli, e la questione dell'interpretazione coinvolge la questione della molteplicità, la molteplicità degli utenti e delle interrelazioni tra utenti rispetto all'ambiente virtuale, e poi fondamentalmente direi, come mi pare che sia emersa, anche se non è emersa la parola, che poi mi consente il passaggio al secondo gruppo di questioni, la questione della libertà. Diciamo che usiamo questa parola un po' forte, no? Ecco. Allora, c'è un aspetto tecnico della questione e un aspetto invece più, diciamo così, leggibile a livello di senso filosofico. Allora, supponiamo che ci siano più corpi in ambiente, più corpi umani in ambiente virtuale. Ciascun corpo ha una relazione diversa con questo ambiente. Quindi dobbiamo supporre che questo ambiente virtuale non si presenti così come nella realtà, come qualcosa di fisso, ma come qualcosa di relativamente percepibile in modo modificato in relazione a ciascuno dei corpi che ne partecipano. Quindi da questo punto di vista, rispetto a quello che lei chiedeva, tutt'altro che fissità, ma estrema plasticità. All'interno di questa estrema plasticità, qual è la relazione allora tra persone, esseri umani, all'interno dello stesso ambiente? Diventa problematica questa relazione, perché siamo all'interno di un ambiente fluido, differente. Questo ambiente fluido, differente, deve fare naturalmente i conti con una matrice algoritmica, e quindi le differenze saranno differenze di grado. Ecco. Perciò, quale sia la relazione tra gli utenti è molto difficilmente pensabile da noi attualmente. È molto difficilmente pensabile, è una relazione più complessa. Si tratta però di comprendere se esista davvero come condizione di possibilità, è il tema che non posso affrontare, come condizione di possibilità, fino a che punto si possa spingere la retroazione sulla matrice da parte dell'utente. Cioè, fino a che punto le matrici siano effettivamente flessibili, cioè possano imparare e incorporare dalle mie azioni, producendo ambienti, modificando se stesse e dunque producendo ambienti diversi. Non c'è un'impossibilità teorica perché ciò possa avvenire. Se non c'è un'impossibilità teorica, allora è possibile produrre una forma di comunicazione intersoggettiva mediata da una memoria informatica. Avremo la memoria informatica che diventa una sorta di memoria di esperienze, che sono le nostre esperienze. E queste esperienze diventano una fonte comune che permette una nuova forma di interazione soggettiva. È come se io
letteralmente, potessi entrare nella sua esperienza. Questo tipo di forma di condivisione, particolarmente difficile da capire per noi, è una condizione di possibilità. Questa condizione di possibilità però ha a che fare col senso della parola libertà. La parola libertà è una delle parole più difficili da gestire dal punto di vista filosofico. Per esempio, è una parola molto poco gestibile all'interno di un'ontologia aristotelica, la parola libertà, molto poco gestibile, anzi direi per niente. Che cosa significa libertà? Cioè, quando io parlo della libertà dell'utente, ma anche libertà, adesso in questo scambio comunicativo, che cosa significa? Allora, significa che la libertà è una espressione di una complessità non computazionabile dal punto di vista di una mente umana? Significa questo? Questo è l'arbitrio? Se questo è l'arbitrio, va bene, ci può essere questo tipo di libertà probabilmente. Se la libertà è altro, cioè, come insegna qualche filosofo, un puro inizio che coincide con una scelta. Pensate che è ossimorica questa definizione, eh? Coincidenza di inizio scelta. Se, dal mio personale punto di vista, è l'unica definizione buona di libertà. Coincidenza di inizio scelta, allora la questione si fa più difficile. Si fa più difficile perché in nessun caso un sistema computazionale la può incorporare. Sono questioni che si capisce piuttosto sottili, no? da affrontare queste. Ecco. Questo per quanto riguarda, diciamo così, il primo blocco. Sì, direi al signore che parlava di Chomsky, non sono in grado di risponderle, francamente, mi interessa, cercherò di capire di più. Certamente la ipotesi di McLuhan, che sta anche alla base, i suoi capolavori stanno alla base delle ricerche sul virtuale, certamente, e anzi il suo migliore allievo, Derek de Kerckhove, che lo ha sostituito a Toronto, che ha preso il suo posto, è uno dei maggiori esperti di queste tematiche. Certamente c'è una coincidenza, si vede una coincidenza assoluta tra il medium e innanzitutto il messaggio, quello che vogliamo chiamare essere contenuti. Ecco. Non è in nessun caso separabili la questione che poneva anche lei rispetto ai contenuti e alla non unicità dei codici interpretativi. Non è in nessun modo, è evidente che c'è un'assoluta inseparabilità tra queste due cose. È molto interessante la questione della grammatica generativa e la questione, potrei fare alcuni esempi rispetto a questo, ma diventerebbe... La questione dell'automobile è anche molto interessante. Ha ragione, c'è una continuità. Allora io mi sono fermato sugli elementi di discontinuità, perché mi pare che segnino una novità dal punto di vista ontologico, ma c'è certamente una continuità. Ora, tanto è vero che le ricerche sul virtuale vengono proprio innanzitutto dai simulatori di volo, cioè le prime cose che sono i simulamenti per... Ecco. Però io penso che ci si possa intendere quando entrambi, tutto sommato, continuiamo a percepire la nostra automobile come uno strumento. Io l'ho parcheggiata qui in Viale Gorizia, me ne servo adesso per andare a, me ne servo per andare a casa, no? Spero che funzioni, se non funziona la porto dal meccanico, la sistema. Certo, io non conosco come è fatto il motore della mia automobile, no? E questo è tipico delle tecnologie avanzate. Ecco. Però non è precisamente la stessa cosa. Certamente questo strumento mi influenza, ma c'è ancora un certo tipo di rapporto, che è comunque un rapporto di servizio. Ecco. Nel caso degli ambienti virtuali non è così. No? Non è così. Come dicevo, l'umano diventa l'umano che si riferisce a questo centro di gravità che ci gira intorno e ne viene assorbito. Ecco. Se vuole possiamo strutturare una continuità,
cioè possiamo metterla sulla linea di un ulteriore, no? Come dire, assorbimento della vita da parte dello strumento, che però cambia la sua natura di strumento, non è più strumento. Ecco. Ecco. La questione della metafisica di Aristotele, e adesso sto esaurendo purtroppo il mio tempo, la questione della metafisica di Aristotele, dove è il signore? Ecco. Mi ha fatto venire in mente una cosa. Lei diceva della religione. È vero, è vero. McLuhan distingueva tre epoche nel suo libro fondamentale Comprendere i media, no? L'epoca tribale, l'epoca meccanica e l'epoca elettrica o elettronica, no? Nella quale noi ormai siamo. L'epoca meccanica è un po' quella degli strumenti, l'epoca dell'età moderna, l'epoca delle macchine, no? Che c'è un certo rapporto tra causa e effetto molto interessante che ha a che fare col tempo, dopo arrivo al tempo. L'epoca tribale, stiamo tornando in un'epoca tribale, no? Soltanto che è l'epoca del religioso, l'epoca mitica, no? Soltanto che mentre l'inferno e il paradiso sono delle mie immaginazioni che costruisco qui dentro, questi ambienti sono ambienti molto più concreti, molto più fruibili, apro la porta e mi ci trovo in mezzo, in prospettiva. Non so rispondere alla questione sul diritto. Dicevo, si esigerà un nuovo ethos, una nuova etica, un'etica che non è più probabilmente un'etica della polis e quindi non è più ancorata a quelle forme del diritto che noi pensiamo. Ma qui dovete davvero chiamare un esperto di queste cose per parlarvene. Io non sono capace, non sono in grado. Prima si accennava alla questione dell'etica, ci vuole proprio uno che studi bene queste cose. Mi spiace. Non so risponderle. La questione del tempo è fondamentale. Mi è capitato di scriverci anche ripetutamente. La questione del tempo è fondamentale, ma posso dire solo una cosa, prendendo spunto proprio da McLuhan. McLuhan diceva che nell'epoca elettrica, nella quale, 1964, nella quale stiamo entrando, non c'è più il tempo che separi la causa dall'effetto. Cioè, la causa e l'effetto sono distinguibili su un asse temporale, in un punto di tempo T1, un causa-effetto. Perciò la causa produce l'effetto. Nell'epoca elettronica abbiamo un precipitare della causa sull'effetto e una coincidenza temporale. Che cosa significa? Significa che il tempo che si vivrà è un tempo che non è come il nostro tempo. Non è come il nostro tempo. Lei pensi alla coincidenza tra il tempo della memoria e il tempo dell'azione. Saltano le categorie delle differenze temporali. Non posso ulteriormente procedere, ma se io volessi in un ambiente virtuale flessibile che è una memoria, intervenire con la mia memoria, potrei trasformarlo in relazione alla mia memoria. Il mio passato diventa il futuro, diventa una struttura temporalmente circolare, molto diversa dall'esperienza del tempo che abbiamo. Molto affascinante, eh? Molto affascinante. La sua memoria realizzata. Può essere un incubo, può essere anche una bella cosa.